Se oggi Lampedusa diventa un centro di svestimento per gli immigrati, questo significa che non dovranno restare più una settimana al centro di accoglienza, ma dovranno restare almeno 2 mesi, perché queste persone devono essere prima riconosciute e stabilire da dove vengono e poi rimpatriate. Quindi significa anche che non restando più una settimana, ma più mesi, ci sarà bisogno di ampliare il centro. Seconda cosa, non si può fare una festa pur dei ministri, è vero, che rappresentano lo Stato, ma uno Stato che noi diciamo che è assente. E allora io farò la festa al ministro e al governo italiano quando daranno delle risposte precise con dei fatti concreti al popolo di Lampedusa. Non mi sembra neanche giusto che un'amministrazione si metta ufficialmente insieme a protestare con il popolo, perché l'amministrazione rappresenta lo Stato. È questo che si deve capire. L'amministrazione è lo Stato a Lampedusa. Quindi la protesta, la prima protesta è nei confronti dell'amministrazione, è lo Stato più vicino a noi. E questo voler a tutti i costi far sembrare Lampedusa una terra leghista che accoglie l'esponente della Lega e non il ministro, a me dà e ha dato molto fastidio. Noi aspettiamo davvero dall'onorevole Maroni, dal ministro dell'interno Maroni, delle risposte che si traducono in fatti, altrimenti è l'ennesima presa in giro nei confronti del popolo.